Questa è la storia di una famiglia piemontese che ha fatto della ristorazione la propria vita. Originaria della Morra nel Cuneese, alcuni anni fa si è innamorata di Alassio in Liguria, dando vita al ristorante La Vigna. Qui si celebra tutti i giorni un meraviglioso mix tra le enogastronomie ligure e piemontese. Prepariamo un crudo di gambero di Imperioneglia, lo abbiniamo a della stracciatella e al tartufo nero. Gli ingredienti sono gambero di Imperioneglia freschissimo, della stracciatella e del tartufo nero. Lo condiremo con olio extravergine di oliva della nostra azienda agricola, del sale e del pepe semplicemente. Procediamo con la pulizia del gambero. Sul piatto prepareremo una base con della stracciatella, adageremo sopra il gamberone in tartare e chiuderemo il piatto con del tartufo nero grattugiato. Con il crudo di gambero viola abbiniamo questo Sauvignon delle Langhe, che è un bianco con affascinanti note esotiche di frutta ananas e di frutto della passione, e ha un gusto con una buona acidità e un'ottima sapidità. Con il crudo di gambero viola possiamo anche abbinare questo rosato, un rosato che noi chiamiamo la mascarellina, fatto con le uve di Nebbiolo. È un vino molto morbido, equilibrato e profumato e anche floreale. Prepariamo i nostri gnocchi di patate alla bava. Gli ingredienti sono patate bollite setacciate, passate, una farina, delle uova, la fontina che verrà tagliata a cubetti, del parmigiano reggiano grattugiato e della panna da cucina per far fondere la fontina. Si procede mettendo a fontana le patate, la farina, introduciamo le uova, impastiamo e dopodiché iniziamo a tagliare i gnocchi. Mettiamo i gnocchi quindi a lessare. Nel frattempo, precedentemente abbiamo messo la fontina a fondere con della panna nel forno a circa 180 gradi. Prendiamo il gnocco bollito, lo versiamo nel recipiente della fontina fusa, grattugiamo del parmigiano reggiano sopra e mettiamo a gratinare in forno. Con gnocchi alla bava abbiniamo un Arneis del Roero, annata 2022, un bianco strutturato, con una buona sapidità, mineralità e con dei profumi che ricordano la frutta bianca, in particolare la pera. Ma con gnocchi alla bava si può abbinare anche un Nebbiolo d'Alba Superiore 2021, come nel nostro caso l'MMXX. È un vino molto importante, con dei sentori di liquirizia e spezie dolci, in bocca ha una buona trama tannica ed è molto persistente. Infine prepariamo la nostra mattonella al cioccolato. Gli ingredienti sono tuorlo d'uovo, zucchero, burro che verrà fuso, del mascarpone, del cacao zuccherato, del biscotto novellino e del caffè espresso. Procediamo sbiancando i tuorli in planetaria assieme allo zucchero. Incorporiamo del burro fuso tiepido, del mascarpone, chiudiamo con del cacao zuccherato. Bagniamo i biscotti nel caffè espresso e iniziamo a montare il nostro dessert in stampi di silicone. Quindi biscotto novellino bagnato nel caffè alternato alla crema che abbiamo precedentemente preparato. Con la mattonella abbiniamo lo Charbat 2021, uno Chardonnay barricato, fermenta e affina circa 15 mesi in barrique di rovere francese da 225 litri. Con la mattonella possiamo anche abbinare un'eccellenza, l'Alta Langa. È un Brut millesimato, metodo classico, affina 30 mesi sui propri lieviti e si ottiene così un prodotto con sentori tipici di crosta di pane e un vino davvero particolare.